Luci e ombre di Internet. Nella giornata mondiale per la sicurezza in rete, promossa dalla Commissione europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni del mondo, è bene fermarsi un attimo a riflettere sull'uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che questi possono avere nel decretare la nascita e la fine di un personaggio o di un evento. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni, l'influencer italiana più famosa al mondo con oltre 26 milioni e mezzo di followers. Dopo una sequela di eventi e passi falsi, è indagata per la questione della beneficenza legata al Pandoro Balocco, per le uova di Pasqua dolci preziosi e per la bambola Trudy. Altri brand stanno prendendo le distanze dall'imprenditrice digitale, ma nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha adottato un pacchetto sulla beneficenza, che prevede multe per chi abusa delle donazioni altrui e prevede una stretta per gli influencer. Ad esempio, se un produttore vuole destinare parte del ricavato della vendita di un determinato bene a un ente benefico, lo deve mettere bene in chiaro sulla confezione del prodotto stesso, indicando la percentuale che va in beneficenza e il nome dell'ente destinatario. Insomma, un fatidico errore di comunicazione commesso in rete, che però ha generato conseguenze nella vita reale della Ferragni, che adesso faticosamente ricompone il tutto. Lo scenario del web è in continua evoluzione tecnologica, ma è chiaro a tutti che i progressi non sono mai privi di rischi. I malviventi trovano sempre nuovi spunti per truffare e i cosiddetti leoni da tastiera, che offendono il prossimo nascondendosi dietro uno schermo, riempiono la cronaca delle loro prodezze. È recente il caso della ristoratrice lodigiana 59enne Giovanna Pedretti, autrice di una risposta a tono a una recensione negativa sul suo locale e poi accusata sui social di aver inventato quella recensione solo per farsi pubblicità. Un'ondata di odio, poi di clamore mediatico, poi di dolore cupo, quando la donna, 3 giorni dopo l'esplosione del caso, è stata trovata morta sulle rive del fiume Lambro.